Grazie a voi. Ma il ringraziamento a me al massimo è per la presenza, perché poi al di là di qualche accelerazione burocratica, oggi si raccoglie il frutto del lavoro di anni e anni e anni di persone che non sono qua e magari in tempi meno fortunati hanno tenuto duro, come diceva il sindaco. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti spesso va a inaugurare cantieri su cui non ha assolutamente alcun tipo di merito. Il bello è che però ieri e domani stiamo progettando altri cantieri che magari fra qualche anno qualcun altro inaugurerà. Magari, sindaco, fossero tutti d'accordo sul fatto che sulle ferrovie non bisogna opinare, al di là dell'assurdità tutta italiana delle centinaia di uomini delle forze dell'ordine che presidiano il cantiere della TAV, però anche più a sud, penso ai ricorsi di alcuni comitati per fermare l'alta velocità Napoli-Bari, perché c'era lungo il percorso ipotizzato, c'erano mandorli e carrubi. Io adoro i mandorli e i carrubi, ma molto probabilmente i mandorli e i carrubi, senza offendersi, si possono spostare di qualche decina di metri senza bloccare il diritto alla mobilità dei cittadini italiani. Quindi oggi è una bellissima giornata. Il collegamento aeroporto-città è assolutamente fondamentale per RFI, che sta investendo miliardi di euro. Pochi giorni fa ero a Venezia, quindi al nord-est, a inaugurare l'avvio dei cantieri per il collegamento aeroporto-città. Fra una quindicina di giorni saremo a Orio per inaugurare l'avvio dei cantieri del collegamento aeroporto-città. C'è in progetto il collegamento con Olbia, con l'aeroporto di Olbia. Si allentano i vincoli per l'aeroporto di Reggio Calabria. Tutto questo in un contesto in cui, in maniera secondo me assurda, il trasporto aereo è stato escluso dal PNRR, come il sistema stradale e autostradale, perché le auto e gli aerei inquinano. Teoricamente, se uno inquina, dovresti aiutarlo a inquinare di meno. Quindi oggi è una bella giornata, non ideologica, perché purtroppo a volte in Parlamento ci troviamo a fare scontri ideologici perfino sui ponti, sulle gallerie, sui passaggi a livello. Non ci sono dei ponti sovranisti o europeisti o delle gallerie di destra o di sinistra. Un ponte è un ponte, una galleria è una galleria, una ferrovia è una ferrovia. Io penso che la tutela dell'ambiente debba andare avanti di pari passo con la tutela del diritto dell'uomo a vivere e a lavorare. Lo dico, sindaco, da profondo autonomista. In queste ore, in un'altra grande città italiana, c'è un dibattito surreale per l'anno del Signore 2024. Lo dico da autonomista, io adoro le comunità locali, però un tuo collega sindaco ha deciso che a Bologna si viaggia solo a 30 all'ora, in tutta la città. E nel dispositivo ho letto che grazie alla riduzione di 20 km orari del limite massimo si sentirà meglio il canto degli uccellini. Non so quanti ne abbiate a Torino, però io penso che il diritto al canto dell'uccellino e all'udibilità del canto dell'uccellino debba essere contemporato col diritto al lavoro di centinaia di migliaia di persone, perché multare chi va a 36 all'ora mi sembra non la tutela dell'ambiente, mi sembra qualcos'altro. E nella città dell'automobile la stessa battaglia, che penso riguardi tutti, della convivenza necessaria fra uomo, passato, presente e futuro. Imporre per norma estera che fra 10 anni non si possano più vendere né comprare auto se non elettriche è un suicidio, è una follia ambientale, economica, industriale, sociale, senza né capo né coda, a cui dovremo porre rimedio. Qua evidentemente non possiamo essere ideologici e oltranzisti. Stiamo investendo, e chiudo, mi stupiva il fatto che durante tutto il giro di tavolo non fosse arrivata neanche una richiesta economica, è arrivata alla fine, quindi vediamo se riusciamo, perché ero preoccupato. Ormai sono ad ogni inaugurazione, torno a casa con qualche miliardo di richiesta, oggi magari ce la caviamo con qualche milione, dai, vediamo strisciuglio, no, ferma. So che oggi pomeriggio in sede di Metropolitana 2, ma infatti mi portavo avanti, hai già esaurito il bonus con la frequenza serale, quindi sulla Metropolitana sono tutti affari vostri.
Scherzo, perché ogni euro investito in infrastrutture, in opere pubbliche, in lavori pubblici significa lavoro, modernità, efficienza, sviluppo. Ieri ero a Benevento a fare un sopralluogo su una diga, la diga di Campolattaro, problema italiano, diga con la più grande diga del Mezzogiorno che a lavori ultimati servirà agli agricoltori e a 2 milioni di cittadini. Qual è il piccolissimo problema di questa diga, quei lavori iniziati negli anni 70 e finiti nel 1993, che non ci sono le tubazioni in uscita? Quindi è una diga con un enorme bacino d'acqua che a piena capienza può avere 100 milioni di metri cubi d'acqua, peccato che nel 93, esauriti i soldi, esauriti i progetti, non hanno fatto i tubi per permettere l'acqua di uscire. Quindi nel 2024 riavvieremo i cantieri, perché una diga senza tubi evidentemente non esaurisce il suo compito fino in fondo. Una riflessione sulla sicurezza, ovviamente, perché aeroporto e stazione ferroviaria devono fare rima con sicurezza. Proprio in questi giorni il collega ministro degli interni Piantedosi sta disponendo il nuovo dispositivo Strade Sicure e Ferrovie Sicure per il 2024. La buona notizia per Torino è che rispetto all'anno passato ci saranno 50 militari in più sulle strade torinesi e 20 di questi militari saranno in stazione. Ovviamente da Ministro dei Trasporti sto puntando molto su FS Security, che è una società controllata da FS. Il nostro obiettivo è arrivare a livello italiano a 1500 donne e uomini con la pettorina blu che facciano sicurezza sui treni per i lavoratori, per i pendolari e nelle stazioni. Quindi 50 militari in più nel 2004 sulle strade in stazione a Torino saranno sicuramente qualcosa di buono. Ultima nota per i sindaci. Sindaci di tutti i colori, alcuni li conosco, altri non li conosco, sindaci di centrodestra, di centrosinistra, sindaci civici. Io ritengo che fare il sindaco sia un mestiere straordinario, impegnativo, poco remunerativo da un certo punto di vista e con Corte dei Conti, abuso d'ufficio, Consiglio di Stato, incombenti quasi come gli uccellini a Bologna. Ritengo e spero che settimana prossima finalmente arrivi in Consiglio dei Ministri il terzo mandato, quantomeno per i sindaci fino a 15.000 abitanti, perché bisogna solo ringraziare i sindaci che fanno il sindaco nei comuni di 5, 7, 8, 12.000 abitanti. Non penso che ci sia la corsa alle amministrative di giugno. Io voglio fare il sindaco del mio comune di 16.000 o 13.000 abitanti per arricchirmi. Non è così. Io penso che porre un limite al mandato sia una limitazione della democrazia. Noi parlamentari non abbiamo limite ai mandati. Noi ministri non abbiamo limite ai mandati. Perché un sindaco, un governatore devono avere un limite al loro mandato? Alla fine sono sempre i cittadini a decidere. Quindi per me è sempre meglio lasciare che siano i cittadini e non una norma nazionale a decidere da chi essere amministrati. Comunque grazie, e grazie soprattutto al lavoro di chi oggi non è qua, ma grazie alla cui caparbietà tutta torinese e piemontese oggi inauguriamo qualcosa di assolutamente bello, ecosostenibile e coniugato al lavoro e alla modernità. Quindi buon lavoro e buon viaggio a tutti.